Italiani e francesi di fronte per la quinta volta nella Coppa Gaudini. Per l'olimpionico e campione mondiale Doriola, gli applausi d'Angelo e Restivo. Avversario del fuoriclasse francese, un altro mancino, il nostro Edoardo Mangiarotti. E anche stavolta risulterà battuto di stretta misura dopo un'emozionante alternativa che metterà a dura prova la giuria. Per un fiorettista il gioco di gambe non è meno importante dello snodo del polso. Stiamo per assistere ad un momento drammatico, al colpo contestato. Mangiarotti protesta più con dolore che con rabbia. Sembra un destino, contro Doriola non riesce a spuntare. Altri due mancini alle prese, Di Rosa e Rommel, e l'italiano che ha superato Doriola con un magnifico 5-3 si farà battere per 5-4 dallo scaltro avversario, anche perché innervosito da qualche decisione della giuria. Poi gli italiani in vantaggio per 18-17 con la vittoria di Spallino su Doriola nel penultimo incontro si faranno raggiungere nell'ultimo da Nessé, vincitore di Mangiarotti, e così si finisce alla pari, 18-18.